Fermana al Real Metauro, una partita per cuori duri assolutamente, finisce 5-4 per la squadra di casa dopo un primo tempo veramente, un inizio di partita veramente negativo per la Fermana, quindi possiamo dire pazza Real ma pazza anche la Fermana, poi la Fermana è riuscita a rinsanguire, quindi è stato clamorosamente rimontato la squadra ospite. Quindi veniamo alle azioni che sono tantissime registrate nel corso di questo incontro. Apriamo al terzo minuto con la Fermana in attacco, vedete una scivolata di Martorana che non riesce ad agganciare la palla, ci prova al 14° il Real Metauro con Cenerilli, la palla però calciata dai 20 metri termina fuori. Al minuto 17° c'è il gol del Real, c'è un angolo dalla sinistra respinto dalla difesa e Marani di sinistro batte Castorani, 1-0 per la squadra ospite. Al 29° si fa vedere la Fermana con un cross alla destra di Bordoni, palla allungata e Martorana di testa mette alto. Al 33° c'è Paris che dal limite dell'area calcia, il tiro viene deviato e Bacciaia con il punto delle dita riesce a mettere la palla in calcio d'angolo. Al 39° c'è il raddoppio del Real, un contropiede micidiale, quello operato dalla squadra di Emanuele che porta Marani al tocco finale, come vedete non perdona sull'uscita di Castorani, quindi Fermana 0 e Real Metauro 2. Ancora l'attacco la Fermana al 41° con Paris che va al tiro ma il tiro è debole, Bacciaia para. E passiamo allo scoppiettante secondo tempo. Al 4° c'è una fuga di De Reggi dalla sinistra, un cross per Fiorotti, il portiere anticipa tutti e blocca. Passano appena 30 secondi, ancora la Fermana si fa pericolosissima con Fiorotto che vedete si destreggia in area rigore e poi calcia di sinistro, palla che termina a fil di palo sulla parte opposta. Al 9° c'è il Real Metauro che va ancora in gol, c'è una punizione dalla sinistra, il colpo di testa di Rondina deviata da un difensore, palla che va in rete, quindi 3-0 per il Real. Passano appena 2 minuti, c'è il quarto gol per il Real Metauro, c'è Rondina che vedete raccoglie palla e al limite dell'area calcia, il portiere para ma la palla si impenna e termina in fondo alla rete per 4-0 per la squadra ospite. Sembrava tutto perso per la Fermana, ma vediamo poi una serie di immagini che portano ai 5 gol della Fermana. Vediamo al 17° come Tomeo di testa sorprende il portiere, quindi fa 1-4. 3 minuti, al 20° c'è un cross di Gentile dalla sinistra, il tiro finale di Draga e fa secondo gol per la Fermana, quindi 2-4 per il Real Metauro. Al 27° sì, c'è una punizione ancora per la Fermana, batte Paris, scavalca la barriera e quindi 3-4 per il Real Metauro. Al 34° c'è il rigore che sentenzia il 4-4, c'è un atterramento in area di rigore, l'arbitro De Meo concede la massima punizione, batte Tomeo e fa 4-4. Al 38° guardate come la Fermana divora il quinto gol, la palla sfila di poco sul fondo. Al 41° c'è una grande parata di Bacciaia sul tiro di Tomeo che riesce a mettere la palla in calcio d'angolo. Poi all'ultimo respiro, al 45°, vedete in mischia Forotto, realizza il quinto gol, quindi la Fermana riesce ad acciuffare una vittoria che sembrava veramente impensabile considerando che al 20° del secondo tempo stava perdendo per 4-0.